Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi ho fatto un volo, ma proprio un volo da Tigotà, perché mi servivano appunto le cose essenziali. Ero a piedi con 800 gradi sotto il sole. Non vi dico venire a piedi che tragedia, ma ce l'ho fatta perché ho preso questa bustona che ha anche le maniche, insomma non lo so, queste lunghe che si possono caricare sulle spalle, quindi non mi sono caricata come un mulo, pur avendo preso cose necessarie. Guardate qua, è una bustona gigante, quindi vi mostro subito quello che ho acquistato. Sono cose necessarie ovviamente la maggior parte per la casa, perché sapete che io da Tigotà non mi rifornisco più in quanto skincare. Ogni tanto capita che prendo qualche cavolatina, però non faccio più le imbarcate perché da Tigotà io mi annoio, cioè io non trovo niente di nuovo, non si rinnova, ci sono sempre le stesse cose, e quindi ecco, preferisco, ecco, se mi devo imbambolare mi imbambolo in farmacia. Quindi oggi vi mostro quello che ho acquistato da Tigotà, ma devo fare anche un salto dal DM a prendere alcune cose per il viaggio per la vacanza, perché tra una settimana esatta vado in ferie, grazie a Dio, e quindi devo prendere le ultime cose che mi serviranno appunto per il mare. In questo video vi includo anche i prodotti che mi sono arrivati. Vi ricordate il famosissimo video dove mi avevo mostrato questi da farmacia? Mi doveva arrivare un pacco, ecco, è arrivato, quindi vi mostro cosa avevo acquistato appunto inerente alla bronzatura. Salutate Pupi, che deve essere sempre sempre presente. Direi di cominciare subito. Allora, cosa necessaria, vado ad un ragazzo perché è tutto dentro, ho preso tutto in offerta. Cosa necessaria, carta igienica per la Caresse, camomilla, carta igienica profumata a 4 veli, 150 strappi. Non costava tantissimo, anche se ormai anche pulirsi il sedere è diventato un lusso, non lo so. Andremo a prendere le foglie e l'erba del giardino e famo prima, ed è anche ecologico. Sempre in offerta, meno di 10 euro, quindi erano 9,90 euro suppongo, ho preso, aiuto, senza ammazzarmi, l'Ines E, un pacco scorta, contiene 4 codici sconto, vabbè, assorbenti lungo con gli ali a 4 gocce in Lactifless. Vi ho già detto anche nei video dei terminati che adesso comprerò solo queste. Infatti non ho preso anche la versione notte perché non mi volevo caricare, ero già piena come il mulo, questo ci stava giusto giusto, ma quando andrò dal DM, se le trovo in offerta, prendo anche la versione notte. Ne ho ancora di assorbenti, ne avrò ancora 4 assorbenti, sì, ma visto che con la fortuna che abbiamo noi tutte donne, quando si va in ferie al mare, il ciclo lo sa, la mia previsione del ciclo è proprio a metà settimana, quindi mi dovrò portare dietro anche gli assorbenti. Intanto ho preso questi perché comunque conveniva, calcolate che uno costa 3,75 euro, io 4 ho pagato 9 euro qualcosa, comunque super super conveniente, e mi dureranno per 4 mesi. Poi sempre inerente al Mar Rosso che incombe, ho preso anche appunto Tampax e Go. Io detesto, ma detesto profondamente gli assorbenti interni, non so voi ragazze, parlo con le ragazze, ma per me è proprio una tortura cinese gli assorbenti interni. Ho provato OB, altri tipi di Tampax, però questi sono gli unici con cui mi trovo divinamente. Si chiamano Tampax e Go, facile da inserire con l'esclusivo applicatore Super Plus con 4 gocce. Qua all'interno ce ne sono 18. Ovviamente andando al mare io voglio fare il bagno, perché anche in spiaggia non mi va di stare con il panalotto. Ho preso anche questi per appunto necessità al mare, ma anche in caso dovesse andare in piscina, quando ricomincerò a fare idrobike, capiterà comunque quel giorno quando ne avrò bisogno. Questi sono gli unici con cui mi trovo bene, dice protezione fino a 8 ore, ecco, 8 ore io non li ho mai tenuti, però sono gli unici che non mi hanno dato fastidio. Comunque io qualsiasi tipo di assorbente interno proprio lo sento, quindi quelle che dicono nella pubblicità non si sente, no, cioè io lo sento ed è fastidioso, però bisogna adattarsi. E quello costava sempre 3,70 euro come gli assorbenti. Gli assorbenti costano un fottio, cioè
Meno male che io non ho un ciclo che dura una settimana, perché altrimenti aiuto. Sempre cose necessarie, ho ripreso strisce depilatore pelle liscia della Vette per il viso, appunto. Anche queste erano in offerta, 3,99 euro, capirete che offertona, però mi durano abbastanza per 4 peli di baffi che mi escono una volta al mese, io li detesto. Con olio di mandorla, sono stra delicate, non mi sono mai strisciata il baffo. Quando mi striscio il baffo significa che non ho utilizzato queste. E poi, sempre cosa necessaria, ho ripreso Wilkinson My Intuition Comfort Cherry Blossom, anche queste erano in offerta. Rido per non piangere perché è in offerta, 4,99 euro, cioè vabbè. Sono a tre lame, ce ne sono 4 all'interno, mi trovo bene perché queste appunto non mi irritano, faccio veloce e mi sono sempre trovata bene. Se seguite i video dei finiti, comunque li vedete spesso. Poi altre cose necessarie, ho preso carta calla, quindi le veline che costavano 1,15 euro. L'altra volta quando sono andata da Tigotà le ho trovate a 95 centesimi, strano, dovevo fare un'imbarcata di tutto il bancale, però ne ho prese appunto 2, vedete questa è schiacciata perché appunto vado a piedi, ne ho presi 2 perché una la tengo qui e una la tengo in bagno, sono stracomode, sapete che io sono sempre stata fan delle veline. Poi sempre per quanto riguarda cura della persona ho preso un paio di cosine per me, sì, se lo trovo mi fa un favore, dove l'ho messo, mamma mia ragazzi, io con questo caldo sto diventando super intronata. Allora, per il corpo la cassiera mi ha rifilato un'acqua profumata perché me l'ha spruzzata addosso e mi è piaciuta tantissimo. Costa 7 euro e qualcosa, quindi neanche poco. Rivelli Spirit, questa è molto fresca. Aveva anche un'altra che assomigliava moltissimo a Rem, Tesori d'Oriente, quello acqua di sale, che mi piace tantissimo, però stavolta ho voluto buttarmi su questa perché è fresca. È fiorita, leggermente agrumata, ma comunque fresca, è proprio estiva, e quindi l'ho presa, sono 250 ml, visto che io i profumi faccio fatica ad utilizzarli proprio perché c'è caldo, ho detto proviamo questo. E poi mi sono imbattuta in queste cose piccinose che tra l'altro sono anche comode, costavano 1,99 euro, e ho preso 3 referenze per i capelli. Ho preso la mousse per capelli ricci di Avilea, sono 100 ml di prodotto. Io ovviamente non ho i capelli ricci, ma quando sono via comunque metto sempre la schiuma sui capelli perché mi dona volume quando faccio la treccia, quando faccio lo chignon, comunque mi lascia i capelli mossi, e la mousse effettivamente la uso. Quindi ho preso questa da 100 ml che è carinissima da portare ovviamente al mare, poi ovunque io vado. Poi ho preso shampoo secco rinfrescante, che comunque può essere sempre utile, piccino, 100 ml, e addirittura anche il termoprotettore per phon e piastra, 100 ml di prodotto. Non si sa se si utilizzerà il phon e piastra, però comunque viene sempre comodo, questi spray molto carini, vapo a gas, e quindi nulla, le ho volute provare, ho preso queste 3 referenze. E poi per il corpo ho preso questa che era nel cestone delle offerte della Grigny, crema corpo rivitalizzante fresca, quindi non è effetto freddo ma è comunque fresca, è abbastanza densa ma non troppo, con note di muschio bianco. Ho sentito la profumazione, non di questa ovviamente, non l'ho aperta, però ce n'era una aperta, sa molto di pulito ed è effettivamente rinfrescante, a 2,99 euro l'ho presa. Una texture soffice, profumo elegante al muschio bianco, contiene all'interno aloe vera, vitamina E che agiscono in sinergia lasciando la pelle morbida e vellutata, 250 ml di prodotto, ho detto perché no, proviamo. E andiamo adesso per la casa. Allora, non ho resistito, ma effettivamente mi serviva il cambio, perché quello verde classico lo porterò a casa di Matte, dove per pulire il pavimento in velocità. Per me invece ho preso Dry and Wet di Swiffer,
il kit, ma nella versione appunto rosa è troppo troppo carino, cioè io mi esalto con pochissime cose. Tra l'altro costava 9,90 euro, quindi meno di 10 euro si poteva fare. Queste scopettine qua durano tantissimo, io ce l'ho una da 3 anni ed è ancora integra. E ci posso abbinare non solo panni umidi della Swiffer o similari, ma anche proprio dei panni, delle pezzette vere, li metto nei buchini, ce l'avevo il pavimento e via. Sempre per portare a casa di matte, perché Camomilla lascia un sacco di pelucchi, ho preso Duster Kit Swiffer Limited Edition, appunto il catturapolvere classici, ma nella versione rosa, edizione limitata rosa, sono troppo, troppo carine. Poi ho preso una ricarica di panni catturapolvere, sempre da lasciare lì perché appunto là c'è una casa più grande e i peli ci sono di più. Questi costavano pochissimo, 99 centesimi, e li ho ripresi. E poi ho preso prodotti per la pulizia. Il primo indispensabile è Mister Muscolo Monodose Rapido, elimina anche gli ingorghi più ostinati. Costava 2,99 euro, quindi super super prezzo, 500 ml di prodotto. Sapete, le telepizze con la mia doccia, ogni tanto, ma ha bisogno di un giro. Sempre per la pulizia ho preso questa novità, funziona sottosopra, l'Isoform Active Mousse WC e bagno, aiuta a rimuovere germi e batteri, uso quotidiano. Anche questo costava 2,99 euro, sono 435 ml di prodotto. Usalo sottosopra per raggiungere facilmente fessure e angoli, scioglie il calcare ostinato e lo sporco. A me viene comodo per pulire appunto il bagno. Sempre per il WC, ho preso WC Energy Candeggina in polvere, il mio classico trattamento di bellezza che io faccio sempre da anni, al water. Sono molto comode, puliscono in profondità, lasciano il water super pulito, ottimo. E poi per i vetri, visto che ho un vetro doccia che, pur avendo il depuratore, l'addolcitore, nel condominio, comunque un po' di calcare, ho il vetro che si pulisce sì bene, ma rimane sempre quell'alone bianco, mi hanno consigliato appunto di pulirlo ad hoc con questo prodotto. La mia amica, che comunque fa la donna delle pulizie, mi ha consigliato proprio questo Viacal, nella boccetta da utilizzare sul vetro, di andare a pulirlo molto bene e poi sciacquarlo. E quindi l'ho ripreso. Viacal costa tantissimo, c'era anche uno similare, però lei mi ha detto prova questo e vedrai che migliora. Sempre per il vetro, ovviamente ho preso mangiapolveri, vetri, mousse detergente 3 in 1, autopuliente, brillantante, antipolvere e il pulito dura. Tra l'altro c'è stata una peripizia con questo prodotto perché sopra ci avevo appoggiato la carta igienica e ha cominciato a spruzzare dappertutto nel cestello da Tigotà, non vi dico. Poi me l'hanno appunto cambiato, e quindi è un prodotto per il vetro, mousse detergente per i vetri. Io ho già un altro spray che sto terminando e ho ripreso questo per provare. L'ultima cosa, ho preso un detersivo per la lavatrice piccolino perché dovevo andare appunto a piedi, sapone da bucato Marsiglia di Chantecler, appunto da utilizzare sulle coperte, lenzuola, asciugamani, eccetera. Mi piace proprio il profumo di Marsiglia. Invece, per quanto riguarda il bucato classico misto, sto utilizzando una combo che ho preso alla Conad, ma non del marchio Conad, del marchio Voilà, che è stra stra profumato, stra concentrato, sia il detersivo che l'ammorbidente. Costano 5 euro ciascuno, ma durano tantissimo, puliscono da Dio e profumano, che è una roba esagerata. E invece per il bucato, appunto, lenzuola, eccetera, ho preso questo, che anche questo era in offerta. E con Tigotà abbiamo finito. Vi mostro quello che ho acquistato per intensificare e rendere la bronzatura più dorata, ma vi ripeto che questa fotocamera mi fa più bianca di quello che sono, perché io sono anche abbronzata, anche molto avanti, perché vado spesso in piscina. E adoro i prodotti abbronzanti, ovviamente utilizzando sempre la protezione solare. Mi girava questa pubblicità, questa slide, capitato 50% di sconto, e io l'ho preso. E sto parlando del marchio Birocco, questo qua. Non so se avete già visto, questa trousse era proprio ovunque.
E allora ho preso quest'altro rosso. Mio omaggio c'era un altro olio abbronzante tropicale che ho lasciato a casa di Marte perché l'ho già utilizzato in piscina. E in questo kit c'era appunto Shine Brown Original Tan Up. Questa è una crema gel abbronzato, ovviamente non ha all'interno nessuna protezione solare, quindi va applicato prima questo, si fa assorbire e poi sopra la protezione solare. Vedo delle cose pazzesche che tipo lascia un segno di abbronzatura fotonico, e quindi voglio assolutamente provare. Sono 210 ml di prodotto. Sempre dentro c'era il Tanning Oil Shine Brown originale. Perché poi ci sono molti gusti, c'è il gusto all'anguria tropicale, pesca, eccetera. Questi sono 150 ml di prodotto e infatti poi in regalo c'era anche questo tanning oil al cioccolato. Aiuto. Per esempio quello che sto utilizzando tropicale profuma veramente di frutti tropicali. Esagerato, cioè buonissimo, super morbido, lascia la pelle poi morbidissima, non la disidrata, anzi la nutre, la elasticizza, veramente viene una bellissima abbronzatura. Io vi ripeto, se mi seguite su Instagram probabilmente lo vedete meglio qua, mi fa bianca. Poi in regalo con questo kit c'era After Sun Lotion piccolina, che è un gel al cacao e mango, pantenolo, aloe vera, ma io ho preso anche fuori da questo kit Aloe Vera Gel Original, che è un doposole all'aloe, perché non è un aloe vera e pura, all'interno contiene anche altri attivi, gel idratante corpo doposole con aggiunta di pantenolo, e sono 215 ml, super super curiosa. Ed è questo era il kit dell'abbronzatura di cui vi parlavo, perché anche quest'anno andrò in barca, quindi mi piacerebbe proprio tornare riposata, risettata e super super abbronzata, quindi sono molto curiosa. Per esempio l'olio è molto più liquido, questo invece al cioccolato è proprio un gel abbronzante, si vede proprio che è un po' più denso. Insomma, vi saprò dire, nessuno di questi contiene appunto SPF. Contengono olio di noce, olio di mandorle, olio di nocciola, conferisce alla pelle un aspetto intensamente abbronzato e naturale, quindi non vediamo assolutamente ora. E nulla ragazzi, ragazze, io con questa acconciatura da giapponese, il vestitino super super leggero, tra l'altro dietro ha uno scollo bellissimo sulla schiena e si allaccia dietro, mi piace tantissimo. Vi saluto, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se vi sono stata di compagnia. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima.